Buongiorno. Gloria a Gesù Cristo. È buono il Signore. Eh? È buonissimo, vero? Bentornata a tutti i fratelli, Pastore Giovanni che oggi è a Bari, che sono stati via. La vostra mancanza si è sentita, eh? Mamma mia, si è sentita. Bentornati. E Dio vi benedica. Spero che sia stato proficuo il vostro viaggio. Okay. Allora, andiamo a Matteo capitolo 5, che è buono. Allora, siete belli, sì, siete belli. Oggi il Signore ci propone certe cose. Vedi, non si sente. E che è successo? Io che sto parlando basso, chi mi ha preso? Oh. Ecco qua, meglio? Ok, thank you. Allora, facciamo parte di un'assemblea, vero? Nell'assemblea ci sono varie persone, veniamo, capite? Ci sono i ragazzi che vanno a scuola, ci sono i ragazzi che diciamo vanno in università, studiano e vengono e frequentano le nostre assemblee e ti posso dire questa a voi ragazzi Dio, quando voi venite qua la domenica o durante gli studi Dio ha una parola per voi, Dio ha una parola per voi. Ci sono le altre persone, altre categorie, le mogli, le casalinghe, le mamme, le donne che sono sole, così, che frequentano pure la nostra assemblea, che si trovano nei problemi. E ti posso dire pure questo, Dio ha qualcosa da dirvi anche a voi. Ci sono i mariti, ci sono i ragazzi non sposati, ci sono altri uomini che potasse soffrano in qualche maniera o un'altra, Dio ha anche una parola per voi quest'oggi. Ci sono gli anziani che parlando con mia sorella mi diceva, Mario, lei è del 39 mia sorella, e mi diceva Mario, tutti i miei amici se ne stanno andando. Uno per uno non li vede più, non li sente più. E ti posso dire che se siete qua questa mattina, Dio ha qualcosa da dirvi. Se noi ascoltiamo, Dio ha qualcosa da dirvi. Ci dice, ci parla, ci racconta ciò che è nel suo cuore. Perciò è importante che noi stiamo attenti quando veniamo nella casa del Signore. Non la prendiamo come una cosa soltanto vado perché so che devo andare, è così, allora vado e mi passo quest'ora, mezzo di ora, canto qualcosa, mi vedo con le altre e poi buonanotte. Non è questo. Dio ancora oggi, come dice Paolo a Timoteo, la Chiesa è una colonna della verità. Capito? Allora la Chiesa ancora oggi, io ci credo nella Chiesa, ancora oggi proferisce parole da parte del Signore per coloro che fanno parte hanno orecchie da ascoltare. Come Gesù ripete continuamente alla Chiesa in Apocalisse, dice chi ha orecchie ode. Allora Dio ha una parola per noi, c'è una parola per noi. Questa mattina, se noi ascoltiamo, questo che è un brutto argomento perché nessuno piace a piangere, vero? Chi piace a piangere? Piace a piangere voi? No, mi sa di no, nessuno piace a piangere. Ha preso una botta vicino alla finestra lì, non ha pianto però, si è fatto qualche è così, però non ha pianto, è incredibile, però nessuno piace a piangere, anche però
Guarda, io ti posso dire una cosa, girando un po', io penso che è proprio questo aspetto che manca a noi come corpo di Cristo. Abbiamo smesso di piangere. Non sappiamo che significa versare una lacrima. E non ti dico, perché oggi piangono un sacco di gente, tutte queste categorie di persone che io ho nominate, gli studenti, le mamme, le mogli, i figli, i mariti, le persone grandi, tutti in qualche modo piangono. Gli studenti piangono perché? Perché fanno dei brutti voti, a scuola loro piangono, prendono 5, 4 a mezzo. Io dico anche ai miei ragazzi, quanto avete preso? Meno zero? Perché tanti non studiano e prendono meno zero. Per rifarsi devono fare 15 e più nelle prossime compiti in classe, no? 15 in più. Allora piangono gli studenti, piangono le mogli perché non sono comprese dai mariti, piangono i mariti perché non sono comprese dai mogli, piangono le coppie perché non comprendono l'una all'altra, capito? Ma piangono i vecchi perché non sono giovani, piangono i giovani perché non sono vecchi, hai capito? Ma c'è. Però questi sono tutti modi di piangere che da una parte piangiamo? Da una parte, mi sorprendo ogni tanto, vero? Piangiamo perché non ci arriva ciò che noi ci aspettiamo, perché poi la sofferenza, che cos'è la sofferenza? La sofferenza è avere ciò che non voglio o di non avere ciò che voglio. Mi avete seguito? Lo voglio che lo ripeti? Non la ripeti? Te la ripeto? Allora, la sofferenza è avere ciò che non voglio e di non avere ciò che voglio. Uno soffre, vero? Non ho denaro, piango. Ho troppo denaro, no, voglio denaro, non ce l'ho, piango. Capito? Ci siamo? Allora questo ci provoca piangere, però quello non è il pianto qui. Chi piange in Matteo, questo è stato difficile, perché riconciliare la beatitudine con un pianto, non so se ci avete mai riflettuto voi, la beatitudine, riconciliarla con un pianto è non è cosa facile, non è cosa facile. Anche tu devi essere contento perché piangi. Pensaci un attimo, è un paradosso. Che è un paradosso? Tu vai a scuola. Non ti hanno insegnato quello. Allora fai una cosa, per avere la maestra dalla tua parte, dici: professore, ma ho sentito una parola, mi puoi dire cosa significa? Sai quando sarà contenta quella? Perché le maestre piacciono a spiegare, capito? Tu ci dici: ma che significa paradosso? L'ho sentito. Poi vedi se è quello che ti ho detto io. Ok? Fatelo, perché è così che venite nelle grazie dei vostri professori pure, capito? È brutta scadere dalla grazia dei professori. È mai successo a te? Sì. Ok? Però è un paradosso, che cos'è? Sono due opposti che si conciliano, tipo, li conosce le paradossi scritturali? Per avere vita si deve? Vedi, per avere vita si deve morire, per seguire Cristo, io devo abbandonare, hai capito? Sono cose opposte, però alla fine si riconciliano, ok? È un paradosso. È una cosa che mi è venuta in mente mentre studiava, questa cosa che disse un scrittore che è molto famoso, che è uscito, Le Cronache di Narnia, le vi ricordate voi? Si chiama Lewis. Lewis in uno dei suoi libri dice: noi scrittori e noi predicatori, persone che insegnano, abbiamo questa tendenza di, visto che l'abbiamo studiato la cosa, visto che l'abbiamo predicata la cosa, abbiamo la tendenza di pensare che è nostra. Quando in realtà siamo uomini imperfetti che ancora dobbiamo sperimentare ciò che insegniamo. E io questa te la devo confessare. Fino in fondo, io questo versetto qui non lo conosco. Io ve lo confesso, voglio essere onesto. Non ci sono arrivato io fino in fondo
a capire cosa significa fare cordoglio, eh? Che la vecchia parola, che nella vostra traduzione della scrittura, se non mi sbaglio, c'è afflitti, che è una cosa molto diversa, eh? È molto diversa il cordoglio di essere afflitto. Okay? Essere afflitto, come viene interpretato oggi, non è quello. Okay? L'afflizione è che uno, dall'esterno uno ti affligge, ti fa, o ti affligge te stesso perché così, però non è cordoglio, non è cordoglio. Non è una cosa che viene dal cuore, perché cordoglio è che dolore, che viene dal latino, cordoglio è il dolore del cuore, dal profondo. Okay? E qua il Signore ci mette davanti, il versetto 4 di Matteo 5, dice: beati quelli, io ho la riveduta e dice afflitti, perché saranno consolati. Invece la riveduta, quella precedente, dice beati quelli che fanno cordoglio, perché saranno consolati. Okay? È questa è la scrittura data da Cristo a noi. Okay? Pensandoci su, è una cosa che è, ti ripeto, io non ci sono arrivato. E pensandoci e pregandoci su, dice: ma Signore, che ci vorresti dire tu in questo? Noi sappiamo che dovremmo sapere che poi il sermone sul monte è stato strutturato in una certa maniera da parte del Signore, che va è una costruzione, ok? Va uno dopo l'altro, va costruito il pensiero, ok? Di quelle che Gesù vuol dire al suo popolo, ai suoi discepoli, ok? Allora qua la prima che abbiamo visto, l'abbiamo vista alcune settimane fa, era nei poveri nei spiriti, vero? Che erano persone che non avevano nulla da dare, nulla da presentare a Dio, e riconoscendo quella loro condizione, Dio li veniva incontro e li assollevava dalla loro miseria. Fare cordoglio. Io vi voglio portare tre parole. La prima qui che incontriamo, che ci aiuta ad entrarci nella cosa, è beati. Dobbiamo pensare prima a questa. Pensiamo prima a beati. Vedi, beati. Che significa beati? Felice? In pace? Benedetto? Buongiorno. Buongiorno. Allora, Gesù che lingua parlava? Aramaico. Beato, ok, beato è stato tradotto in greco, dal greco, ok, a noi, perché Matteo poi scrisse in greco. Questa mi ha molto incuriosito, ok? Perché Matteo, scrivendo in greco, ok? Scrivendo in greco, però era ebreo lui. L'aramaico lo conosceva, era qua. Lui l'ha tradotta la parola, non voglio fare lezioni di greco perché non sono un studioso, però la parola che traduce lui, che è tradotto poi beato, si pronuncia così, makarios, questo è il greco, che significa rendere felice. Però Gesù quando l'ha detto, ha usato la parola aramaica che dice, c'è essere felice, però cioè, è bello però perché c'è di più, rende di più l'aramaico, dice andare avanti, l'idea di beati in ebraico, che la parola si pronuncia aswar,
O-W-S-H-A-R, che è la parola, diciamo, fonetica, che significa di andare avanti, di essere dritto, di essere dritto, di essere, come si dice, determinati, di non essere scorretto, ok? L'idea è di andare avanti. Allora, uno è felice, è contento, si va avanti. Ok? Perché, come dice il Signore, uno che mette la mano all'arato e si volta indietro, è impossibile che sia felice. Non ha piacere in lui, il Signore, questa cosa. Allora, questa parola mi ha incuriosito, perché noi siamo beati, siamo contenti, siamo felici. E se tu ti rendi conto, pensaci un attimino, quando sei infelice tu? Boh, se siete proprio a livello di maturità nella fede, se abbiamo una certa maturità, la nostra felicità, grazie, la nostra felicità deriva da stare con Cristo, vero? Allora la nostra infelicità, quando viene? Quando noi ci rendiamo conto che non siamo piacenti al Signore, ok? Boh, persone che non conoscono Dio, ok? Cioè, l'infelicità va così. Capito? Sono felice oggi perché mi è successa una cosa buona, sono infelice domani perché mi è successa una cosa negativa. Purtroppo anche noi come credenti ci caschiamo in questa cosa, viviamo la vita su e giù con l'emozione, secondo quelle che ci capita così mi trovo, ok? Se mi trovo qui sulla cima della montagna perché è andato tutto bene, la domenica è tutto a posto, mi sento in ordine perché riesco a fare certi determinati esercizi religiosi, mi sento felice. Se qualche volta manco nelle cose così, vado in depressione perché ho mancato, il grande io ha mancato, allora mi sento infelice in quella cosa lì. Però da una parte è giusto che uno si senta anche con punto nel cuore quando non fa quelle che lui sa che dovrebbe fare. Questa è già una grande cosa da parte della persona che segue Cristo, ok? E questa è la cosa a noi qua. Io quando non faccio, quando non sono dritto, quando io non sono da parte del Signore sulla retta linea, se non sto seguendo, io non mi sento beato. Non so di voi, non riesci neanche a testimoniare, vero? Non riesci neanche a testimoniare. Quando hai litigato con tuo marito, esci di casa senza fare pace, non dico il tuo nome perché sennò poi sanno che ci parli sulla rete, quando tu litighi, quando litighi con qualcuno, pure non è il tuo marito, a scuola potarsi succede, quando litighi con qualcuno e non riesci a sistemare quella cosa, come ti senti tu? Riesci a parlare della bontà di Dio? Se riesci sei bravo, ok? Però a volte ti rattrista la cosa, e che è giusto che sia così, perché noi dobbiamo essere sensibili a queste cose, non dobbiamo essere delle persone dette, come ti posso dire, non voglio dire ipocrite in quel senso, però è così, è perché io dico delle cose che poi non è vero, non li sto vivendo io. Allora, questa beatitudine, questo rendere felice, per noi deve essere una cosa importante, deve essere una cosa che è sempre davanti a noi, ok? La beatitudine, essere dritto, essere sempre preciso, essere sulla retta linea con il Signore, ok? Se non ci sei, che ancora la tua vita non è stata data al Signore, oggi è l'opportunità di farla. Quando tu sei sotto il timbro del suono della parola di Dio che ti invita a riflettere, ti invita a considerare dove sei, questo è il momento che tu puoi afferrare la mano di Cristo e dire: guarda Signore, io voglio essere beato, voglio essere sulla via che mi raddrizza e mi porta verso di te, finché io posso poi seguire quelle che tu mi hai da dare, ok? La seconda parola qui che ci porta davanti Matteo è questa qui, è quella proprio, cordoglio, cordoglio,
cordoglio, o afflitto, ok? Qua mi soffermo un po', però vi voglio dire una cosa qui, che può darsi, è più facile poi a registrare questa cosa. Le beatitudini, che non ci dobbiamo dimenticare questo, le beatitudini, e questo è interessante, se tu ci pensi è interessante, le beatitudini sono proferite, così? Sì? Non preferite. Proferito, parlato, detto, perché non l'ho detto, non lo so, sono detto a livello plurale, sono plurale. Quelli, ok? Questo è da ricordare, è da ricordare, perché il cristianesimo oggi è talmente individualistico, abbiamo perso questa cosa, perché quando si cammina in due è più facile, hai capito? Allora qua si tratta di quelli, non vi dimenticate che facciamo parte di una chiesa, facciamo parte di un corpo, facciamo parte di un gruppo di persone, mondialmente, non solo qua che siamo 80-70 persone, mondialmente che sono tanti. E ti posso dire questo, se sei un credente, dovunque vai tu trovi una comunità che accetta un abbraccio aperto. Benvenuto fratello, almeno dovrebbe essere così. Facciamo parte di una chiesa, e questo è importante, perché quando si piange insieme è meglio. Quando sei beati insieme è meglio, okay? Ricordatevi questo mentre già entriamo in questa cosa qui, okay? Allora qua cordoglio, come ti ho detto, questo viene dal latino cuor e doglio, che è il dolore, okay? Viene dal latino e l'aramaico della cosa, ok, è diverso, perché Gesù l'ha detto così. L'aramaico, la parola significa proprio, c'hai presente quando muore qualcuno in Italia? Hai frequentato, sicuramente siete andati a qualche funerale di un non credente quando è morto qualcuno? Io sono stato presente, sono stato partecipi a certi funerali che mi straziava nel cuore. È morto! Siete mai stati partecipi a una cosa del genere? Non la auguro. Però io mi ricordo quando morì mio nonno, che era qua mio nonno, mia mamma era in America, io aveva 6 anni, era il 63. Oh, ancora la scena sembra ieri, mamma che si batteva la testa così, papà si strappava i capelli, morto mio papà, capito? Una cosa pazzesca, questo vuol dire, altro che solo dolore del cuore, è una disperazione, Tu sei disperato, tu ti devi immaginare, ma ti senti disperato? A volte. Se abbiamo Dio non c'è bisogno, ok? Però, capito, qua dice, beato coloro che si sentono disperati. Come può essere beato qualcuno che si sente disperato? Pensaci mo. Come può essere uno che si sente disperato? Allora qua uno deve anche ragionare e pensare un attimino. Qua non si tratta di disperazione mondana, ok? Qua non dice il Signore, qua il Signore non ci sta a dire a noi che tu ti trovi nella disgrazia, intorno a te, e tu devi andare in giro con quello sorriso sulle labbra, sulla bocca, come niente fosse. Qua non si tratta soltanto di una certa disperazione mondana che mi è successo una cosa. Lì è naturale, ok? Quando succedono le catastrofi, gli tsunami, i terremoti, le cose, lì quella gente non è che sono chiamate e dire oh tutto a posto, non fa niente di male, non va bene. No, questa è diversa. A chi è parlata questa cosa? A chi è stata detta? Quello? Vai, potete rispondere. No, a chi è stato detto questo?
agli apostoli, ai discepoli. Questo non è stato detto al mondo, il mondo era lì, li circondava, ok? Però questa è stata parlata ai discepoli principalmente, ok? Perché quel popolo che ascoltava Cristo intorno ai discepoli soffrivano tutti i giorni, ricorda, erano sotto a Roma tutti i giorni facendo passaggi per entrare in città, c'era la gente così. Non era solo Gesù che era stesa così. C'era gente così che venivano uccise. A centinaia, dice, come si chiama lo storico? Flavio. Leggilo quelli brani di Flavio. A centinaia erano lì. La sofferenza era intorno a loro. Gesù non sta a dire a loro: voi dovete essere felici perché è stato crocifisso tuo fratello, o che è stato malmenato, o che è stato confiscato la tua terra. Non sta parlando di quelle cose, perché ricorda, quelli che è venuto a fare Cristo qua, quelli che sta facendo qua, lui sta annunciando un nuovo regno. È diverso da quel regno che era lì. È diverso. Non dobbiamo pensare a livello mondano. Non ti parlo mondano a livello di negatività, di ballare, a livello del mondo. Il mondo pensa così. Il mondo senza Dio pensa che la sofferenza è solo quella. E c'è da piangere. Anzi, io vi invito, quando vedete i vostri vicini che soffrono, vai a piangere con loro, piange con loro. È normale che piangere quando c'è la sofferenza. Però come discepoli, quelli che sono afflitti, quelli che si lamentano, che si sentono disperati, perché questa è una cosa, parentesi, questa è per noi, credete, qua, perché la disperazione a livello mondano è perché non hanno Dio, però la disperazione a livello di, solo i credenti possono provare veramente che significa essere disperati. Veramente, solo il credente lo può provare quello. L'uomo del mondo non può provare che significa essere disperato, veramente, perché il credente con lo Spirito Santo che è dentro di noi riesce a provare quella cosa che dice: io sono separata da Dio. Se non fosse per Cristo, io sono separata da Dio. Allora quella cosa lì, quel pensiero lì provoca in me una disperazione che mi fa aggrappare di più alla croce. Quella è la disperazione di quello. Questa significa il lamento che il strappa capelli, perché senza Cristo io sono disperato. Senza Cristo io faccio solo cordoglio. Perché sapendo che con Cristo io sono a posto, con Cristo io sono nella retta lì, sono beato. Però senza Cristo sperimento una tale disperazione a livello di spirito che io non voglio essere separato. Guai a me se non cammino dritto, guai a me, non la voglio assaggiare. Però la possiamo provare quella? Solo il credente può provare che significa essere disperato in quella maniera lì. Mi guardate strana? Però fatevi un esame, se siamo credenti da un po' di tempo. Se siamo credenti da qualche anno a questa parte, fatevi un esame, veramente, fratelli. Che cosa è stato che ti ha rallegrato in questa settimana? Cosa è stato che ti ha reso felice questa settimana? Cosa è stato nell'ultimo mese che ha riempito il tuo cuore di una gioia ineffabile che non c'è più spiegazione perché sei gioioso? Che cosa è stato? Che è stato? È stato che hai vinto una piccola scommessa? Che ti ha dato qualche soldo qualcuno? Ti ha dato un bacino tua moglie, tuo marito? Che cosa ti ha reso felice? Hai comprato una macchina nuova? Hai comprato una casa nuova? Hai trovato un lavoro nuovo? Che cosa ti ha reso felice? Hai preso un 10 sull'esame, su qualche compito? Sei diventata più popolare a scuola? Cosa ti ha reso felice? Pensaci, se sei un credente, pensaci. Che cosa ti ha reso infelice? La mancanza di tutte quelle cose che ti ho appena detto? Hai perso il lavoro? Sei andato al medico e hai scoperto che c'è qualcosa che non va?
Pensaci, boh. O è stata quella cosa che sapevi che si ti alzava prima, poteva stare quella mezz'oretta in più con il Signore. Eh? Sapevi che andando a casa potevi leggere un po' di più e non l'hai fatto. Tanese infelice, è venuto qualcuno che piangeva, non sapeva, era disperato a livelli di mondo, perché l'aveva lasciata la moglie, l'aveva lasciato il marito, e tu sei stato muto? La tua felicità è venuta perché sei riuscita a prendere quella mensoletta in più e stare con il Signore. Sei riusciti a pregare e stare in silenzio davanti a Lui. Sei riusciti a mangiare insieme a qualche fratello, a qualche sorella, a condividere l'amore del Signore. Sono state quelle cose? Pensiamoci mo. Questo vuole che Dio noi riflettiamo, che ci aiuta veramente. Non essere introspettivo, si dice introspettivo? Introspettivo, eh? Perché quella è negativa. Se è troppo così, guarda dentro. Non è quello. Io guardo dentro per vedere cosa c'è e poi guardo su. E dice, Signore, questo spazio qua, solo tu puoi farlo. Questo ci porta alla terza parola, vedi? Che è la bella parola questa, consolate. A chi di noi? Guarda, quella, solo dicendo, a me, personalmente, a me, solo dicendo consolato, io già sono consolato. Non so se mi spiego. Solo perché la parola stessa porta una cosa che nel mio cuore non lo so che scaturisce, non so che cosa si apre, dicendo quella parola, come un'altra parola che mi fa questo, sai qual è? Meraviglioso. Sono tre le parole che me lo fanno. Questa è una, la seconda è meravigliosa, e l'altro è incanto. Incanto. Però questa qui, in una maniera particolare, mi porta proprio nel cuore, vai a scoprire qua, questa parola è bella, sai perché? Boh, se quando ve lo dico già lo sapete, perché voi siete tutti studiosi, più di me, Vero? Oh, io sono un analfabeta, dichiarato, dichiarato, l'ho dovuto mettere per iscritto, io sono un analfabeta in Italia. Hai capito? Nel 93 ho dovuto dichiarare così, perché i miei studi non valgono qui. Capito? Allora ho dichiarato che ero analfabeta in Italia. Va bene. Allora voi venite istruiti da un analfabeta, capito? Pensa a te. Questo è un paradosso, vero? Ascolta qui, perché questa è la nostra consolazione, vieni qua. Ma mi avete seguito fino adesso o sono stato troppo? Abbastanza? Ditemi di no, se è così. Ascolta questa parola, mo, che viene qua così, viene tradotta consolato. Quella greca è questa. Paracaleo. Paracleto. Che cosa è paracleto? Spirito Santo. Paracaleo. Stessa base, simile, vero? Che significa invitare, invocare. Questa parola qui che noi abbiamo detto, consolare, significa invitare. Invitare, invocare, pregare, chiamare. Beate quelli che sono afflitti, che si strappano i capelli, Allora, quelli che camminano dritto e si strappano i capelli saranno quelli che chiamano.
Allora, i beati, aspetta, vado qua. I beati sono quelli che camminano dritti, vero? Quelli che camminano dritti, sono quelli che si strappano i capelli. Chiameranno, invocheranno. Ma mettilo bene nell'italiano vostro, perché quelli che ti ho detto io è un alfabeto, te lo ripeto. Quelli che camminano dritti saranno quelli che si strappano i capelli, perché saranno quelli che chiameranno. Perché te nel tuo cammino, tu non ce la fai. Non ce la facciamo. Se tu pensi di farcela, ti stai ingannando. Se tu pensi di farcela, non ce la fai, te lo dico. Brutta notizia oggi, eh? Siamo tutti dei fallimenti. Paracaleo. Anche suona pure bene. Paracaleo. Invocano. Chiamano. Vuoi essere consolato? Chiamalo. Chiamalo. Invocalo. A chi devi chiamare? A chi devi chiamare? Dici tu, ce n'è solo uno. Solo uno. E si chiama Gesù. Colui che parla, colui che profera queste parole, lui che lo dice. Tu ti devi immaginare Gesù seduto in mezzo a queste persone. E lui dice, guarda, siete così. Paracaleo. Invoca, chiama, quasi quasi dice, sto qui, guardami, invoca, chiedimi. Colui che non ha risparmiato il suo figlio, ma l'ha dato per noi, non ci darà attraverso di lui ogni cosa? Invocalo, invocatelo oggi, perché questo è l'unico modo per far sì che questo paradosso di essere beati, di essere afflitti o pieni di cordoglio, che ci arriva la consolazione, è di invocare Lui. E non parlo solo degli non credenti, i credenti hanno bisogno di invocare Lui. Guarda, non risparmiate le lacrime, piangete, imparate a piangere davanti a Dio, davanti alla Sua presenza. Manca questo dolore del cuore, della mia mancanza davanti a Dio, non perché qualcuno qua dal pulpito ti fa sentire in colpa. Io non ti voglio far sentire in colpa, anzi, io non ti guarda, la colpa te la voglio togliere da dosso. Non voglio che siate in colpa, voglio che siete spinti verso l'invocare dell'unica persona che ti può veramente aiutare. Ti senti disperato abbastanza oggi per invocarlo e dire, Signore, io non mi alzo da qui, non vado via da qui finché io sento la tua pace dentro di me. Finché io non sento il tuo spirito che testimonia il mio spirito che io sono tuo figlio, io non mi alzo, sono talmente disperato. Le lacrime, insieme questo poi, non solo, è un insieme la cosa. Che poi può mancare a uno, o due in mezzo a noi, uno può dire, però manca tutta la Chiesa. L'idea di essere disperati, l'idea di avere un bisogno estremo del suo Signore, perché noi siamo diventati autosufficienti, non sappiamo che significa avere cordoglio, non sappiamo che significa veramente avere bisogno di Cristo, perché ce la facciamo noi. Ce la facciamo noi, ce la faccio. Non ti preoccupare, non ho bisogno di aiuto, ce la faccio. Beh, mai sentito una cosa del genere? Avete mai detto pure tu una cosa del genere? Io lo dico spesso. Ce la faccio io, non ti preoccupare. E perdi una benedizione. Sia tu a colui che ti vuole aiutare.
Dio mi perdona. Paracaleo, invochiamo il Signore, invochiamolo mentre siamo su questa strada andando dritto verso il cielo. Invochiamolo, invochiamolo, Paracaleo. Diciamolo i nostri guai, diciamolo che io da solo non ce la faccio, diciamolo che noi come fratelli abbiamo bisogno e piangiamo, piangiamo. Gesù ha pianto, Gesù ha pianto. Quando ha guardato Gerusalemme ha pianto, quando ha visto la gente che piangeva ha pianto alla tomba di Lazzaro, non perché Lazzaro era morto, proprio perché la gente non riusciva a capire nulla. Noi abbiamo pianto. Quando è l'ultima volta che ha pianto davanti al Signore? Credente. Il non credente non sa piangere, piange solo per i suoi guai e i suoi misfatti. Noi credenti, i credenti dovrebbero piangere proprio perché ignoriamo l'idea di stare davanti a Dio umili, abbattuti, perché facciamo tutto da soli. Paracaleo, invochiamo il Signore, Lui è l'unico che ti può venire incontro, è l'unico che ti può dare la beatitudine, è l'unico che ti può veramente sollevare al di là delle tue circostanze, che non sono belle certe volte, non sono belle le circostanze, basta pensare, divorzi, stranezze, solitudine, non sono belle. E questo anche in mezzo ai credenti. Perché sai una cosa, in mezzo a noi, non dico noi come corpo universale, c'è una sofferenza che noi non ci immaginiamo. Però sai una cosa, noi non concediamo paracaleo. Perché per noi chiedere, invocare, è peccato. Sembra quasi quasi un segno di debolezza. Mi sbaglio? Non penso. Allora, i nostri fratelli soffrono in silenzio. Soffrono, soffrono. Per un motivo o un altro, soffrono. Però io quest'oggi ti invito, invoca il Signore, piangete davanti a Lui, non davanti a me, davanti a Lui, e vedrai che quell'afflizione, quel cordoglio nel tuo cuore viene veramente colmato, viene veramente plasmato. E come dice Isaia, dice: tu hai trasformato il mio, mi sa che la parola è cilicio, il dolore, dice, cioè la vecchia traduzione dice il cilicio, sai che cos'è il cilicio? Che cos'è? È una corda, no? Che era una corda che si usava per legare l'abito di preghiera quando si piangeva e si faceva cordoglio per qualcuno. Dice: tu hai trasformato il mio dolore in danza. Paolo lo dice così. Paolo dice una cosa ancora più forte a livello di per noi, che dice: guarda, voi siete stati afflitti e siete stati anche consolati, e la tua afflizione non è avvenuta solo così, finché tu attraverso la tua consolazione puoi consolare gli altri. Paracaleo, venire a fianco, paracaleo. Ci siamo? Ci siamo? Invochiamo il Signore, perché Lui è l'unico sommo sacerdote che veramente sa quelli che passiamo, sa quelli che siamo, fino in fondo, e non ci disprezza per le nostre debolezze. Però aspetta questa cosa qui, paracaleo, il tuo invocare,
il tuo chiedere, non perché lui non sa che hai bisogno, però vuole che noi diciamo: Signore, senza di te non ce la faccio, senza di te non sono nulla, senza di te non ho speranza, senza di te sono disperate, e io so che con te, Signor Gesù, io posso fare tutto, con te non mi manca nulla, il Signore, il mio pastore, nulla mi mancherà. Questo è consolazione in colui che ci viene a fianco. Che Dio ci possa benedire, che Dio ci possa veramente stringere a sé, e che noi possiamo veramente trovare la nostra consolazione solo nella sua presenza e nient'altro. Allora, se non conosci Cristo, se Cristo per te è un estraneo, questo è per te, questo è per te. Anche se non è stato detto al non credente questo, questo è stato detto ai discepoli, però è per te, perché ti invita a invocare, ti invita a chiamare il Signore Gesù Cristo a venire al tuo fianco. E se sei qui ascoltando questa parola oggi, invitalo, che sei qui in assemblea, che stai ascoltando da casa, dovunque sei, dovunque sei. Invitalo, invocalo. Perché la Scrittura ci prometta: chiunque invoca il nome del Signore sarà salvato. È così, è proprio così. Dio vi benedica. Martina, Martina, ciao. Mo l'ho vista. Ciao. Sono contenta a vederti, Martì. Non ti metti imbarazzo, mo. Bellissima. Ciao, Rossana. Grazie, ciao. Dio ti benedica. Preghiamo un attimo. Signore, ti ringraziamo che siamo una famiglia. E come famiglia, Signore, noi quest'oggi ci vogliamo unire i nostri cuori e invocarti, Signore. Ci fai rendere conto, Signore, che manca a noi il pianto, manca le lacrime, Signore. E dove ti invochiamo, Signore, per le nostre lontananze, Signore, che da te, per le nostre mancanze nei tuoi confronti. Però siamo fiduciosi, Signore, che tu ci consoli. Quando il tuo nome è sulle nostre labbra, Signore, c'è consolazione. Quando il tuo nome, Signore, riempie i nostri pensieri, c'è consolazione. Quando la tua persona, Signore, riempie la nostra visuale, c'è consolazione. Quando la tua persona ci sommerge in sé, c'è consolazione. Quando la tua presenza, Signore, è sentita, c'è consolazione. Noi vogliamo chiamarti quest'oggi, vogliamo invocarti. Vogliamo invitarti, Signore, di prendere possesso del nostro essere totalmente, Signore. Finché per questo mondo siamo rovinati, Signore, siamo rovinati. Finché per questo mondo non valiamo niente più, ma per te siamo un gran tesoro, siamo la pupilla del tuo occhio, siamo la tua amata sposa. Siamo con lei che siede al tuo fianco, Signore. Siamo con lei che tu hai preparato e hai reso senza macchia e senza rughe. Grazie, Gesù. Grazie, Signor Gesù. Quanto sei buono.
far sì che la realtà di queste parole, Signore, possano essere nostro in una maniera crescente, Signore, lungo il cammino della nostra vita. Grazie. Tu sei benedetto, Signore. Amen.